Abbiamo denunciato più volte l'irregolarità di questo bilancio nelle sue procedure. Abbiamo presentato 3 pregiudiziali, ne siamo convinti. È stato vergato a mano, c'è un vero e proprio pizzino. Vi sono presentati finanziamenti di legge addirittura ancora da depositare e in qualche caso soltanto progetti di legge, ed è viziato persino nella conduzione, perché è stato appunto presentato al Consiglio regionale un bilancio vergato a mano. Oltre a questo è un bilancio che non ha alcuna strategia, non ha alcun disegno, non ha alcuna visione, pur avendo a disposizione 15 milioni di euro in più da subito, fino a 75 milioni di euro in più nel 2022, grazie all'azione di risanamento né fatta nella precedente legislatura, questo bilancio non ha rappresentato alcuna scelta. Se chiedete a un solo componente della maggioranza, ditemi non 10, non 5, ma un solo obiettivo del documento economico e finanziario della regione sul quale noi intendiamo essere misurati nel corso della legislatura, nessuno sarebbe in grado di rispondere a questa banale domanda. Un obiettivo, nessuna risposta. Inoltre è un bilancio che ha avuto una serie di no rispetto a scelte strategiche. Ci hanno detto no per l'incremento delle risorse per i danni da fauna selvatica, ci hanno detto no per finanziare con 1 milione di euro il trasporto pubblico per i pendolari e gli studenti sotto un determinato ISEE, ci hanno detto no per quanto riguarda il rientro dei giovani dall'estero, la cosiddetta fuga dei cervelli, per 1 milione di euro all'anno, ci hanno detto no per quanto riguarda gli ulteriori finanziamenti circa la viabilità e la manutenzione dei comuni, hanno detto sì a ben poca roba per quanto riguarda le nostre richieste, e al contrario hanno concluso poi la sessione di bilancio con una serie di finanziamenti a pioggia che noi contestiamo perché riportano l'Abruzzo indietro di 15 anni, quando si accumulavano i debiti in questa regione, e che manifestano insieme alla sua irregolarità i dissidi interni dentro la maggioranza. Perché hanno fatto un maxi emendamento di finanziamenti a pioggia? Perché c'è dissenso all'interno della maggioranza, ma soprattutto c'è sfiducia all'interno della maggioranza. Vedrete che questa roba qui sarà la cartina al tornasole di una crisi di giunte e di un rimpasto che il 2020 porterà in Abruzzo per via di questi dissidi e di questa sfiducia.